Carissimi amici di Spezia TV, noi ci troviamo qui a Sarzana presso la piscina provinciale e abbiamo qui a fianco a noi, diciamo, abbiamo un istruttore, un educatore della squadra Wispy, perché la squadra Wispy non fa solo agonismo ma fa anche educazione. Questa è una squadra particolare, sì, Wispy va di maga, ci hanno ricordato, nuoto. È subito intervenuto. È giusto. Allora, presentiamo qui il nostro amico Daniele Bertoli. Raccontici un po' il tuo progetto. Certo, il nostro progetto è partito ormai una quindicina di anni fa e attraverso la nostra società, che è la Wisp Noto Val di Magra, di cui io sono da pochi giorni uno dei dirigenti, ha voluto aiutare e dare supporto a livello sociale alle famiglie e ragazzi con disabilità. Questo corso, che è inglobato nel progetto Nessuno Escluso si chiama, non è solo un corso legato all'acquaticità. Come vedete qua intorno ci sono i ragazzi che hanno appena finito di fare la giornata di piscina e ora poi andremo a cambiarci all'interno dello spogliatoio e andremo a casa. Quindi non è solamente una cosa legata alla piscina, ma noi facciamo anche altri tipi di sport, come facciamo il bowling, facciamo il maneggio, facciamo le vacanze in autonomia. Questo è un elemento fondamentale ed è una sicurezza dal punto di vista sociale, perché siamo seguiti e collaboriamo col distretto sociosanitario. Ecco, questo è quello che noi vorremmo rilanciare. Noi come Web TV stiamo facendo capire alla gente che lo sport non è considerato solo agonismo, magari è dilettantismo, professionismo, quello che è, certo, ma anche educazione. Perciò noi abbiamo aderito a questa campagna di questa associazione Atena contro la violenza. Voi volete aderire a questo progetto? Ah, noi pensiamo che sia una cosa importante fare capire come l'agonismo non sia la sola e unica fine, il solo e unico fine dello sport. Noi qua, a dire la verità, con i ragazzi non facciamo agonismo, ma insegniamo ai ragazzi a stare all'interno dello spogliatoio avendo il rispetto per gli altri, insegniamo quindi l'educativa sia all'interno dello spogliatoio che in vasca. Questo è un elemento fondamentale che dà sicurezza alle famiglie, che sanno che i loro ragazzi sono bene seguiti in questi contesti di sollievo. Ecco, diciamolo anche vero che tu da educatore hai anche tante soddisfazioni, perché ci sono tanti educatori o allenatori che dicono: ah, ma io voglio fare agonismo perché voglio vincere. Il vincere non è solo questo, ma vincere anche nel sociale, vero? Beh, l'ho detto prima, nel senso che per noi la vittoria è che i ragazzi vengano, che i ragazzi si divertano. Perché... Li chiamiamo. Possiamo anche chiamare qualcuno, dai Thomas, venite qua, ragazzi. Venite. Thomas, vieni Fabrizio, vieni. Venite ragazzi, anche Angelo, vieni. Vieni che facciamo una cosa qua dietro. Abbiamo Angelo, il nostro istruttore. Ciao Angelo, l'ho visto prima in piscina, abbiamo fatto qualche video. Allora, un saluto a tutti gli amici di Spezia TV. Salutiamoli così. Ciao ragazzi. Ciao.